positivo non va completamente. Mi gira di nuovo l'inquadratura, perciò domani cancellerò tutte le live programmate e le rimetterò. Io penso di aver fatto giusto, però non lo so, forse ha qualcosa che non va. Va bene. Iniziamo con il solito nostro video interattivo, questo è sempre un interattivo per iniziare, e voglio proporre appunto l'interattivo cosa ti aspetta oggi, cioè vedere se questo format di interattivo giorno per giorno sulla giornata successiva o sicuramente per quanto riguarda la giornata in cui andrete a vedere il video o la live, perché poi io li passo in video. E cosa ti aspetta oggi? Andiamo a vedere che cosa che vi aspetta oggi. Oggi si intende il giorno in cui vedrete il video in questione. Adesso vediamo se riusciamo a mettere in live anche su questo dispositivo, così vedo chi mi scrive. E nel frattempo iniziamo. Allora, con che cosa iniziamo? Iniziamo subito col sistemare qui il nostro quadretto dove potete trovare sia il numero WhatsApp che l'indirizzo di posta elettronica dove potete scrivermi sia WhatsApp ossia tramite email per quanto riguarda i consulti in privato. Magari qualcuno di voi non vuole fare la domanda in live, la può fare tranquillamente anche in privato, sempre con donazione libera, sempre lo stesso procedimento. Oppure se vuole proprio un consulto privato con me, lo possiamo fare e io vi do tutte le informazioni del caso e poi voi decidete, anche per quanto riguarda le purificazioni che in questo momento sto cominciando di nuovo a reintegrare le purificazioni sia a livello energetico, sia per quanto riguarda le energie negative, le invidie, le gelosie, le maldicenze, le persone negative. Per allontanare tutto ciò si fanno appunto queste purificazioni. Allora, iniziamo subito con il vedere che cosa ci dice il nostro oracolo risponde. Vediamo per la giornata di oggi. Vediamo, si intende il giorno successivo alla live, indubbiamente. Vediamo un po'. Per chi lo vede stasera e per la giornata odierna, per la giornata di domani, per chi lo vede domani e per la giornata odierna. Allora, vediamo un po' qual è l'oracolo che viene fuori. Oh, è tempo di fare un pisolino. Perciò già la carta ci dice che è tempo di fermarsi un attimo, di avere un attimo di tregua, un attimo di pazienza. Adesso andiamo a vedere. Allora, riposo, ringiovanimento e rinnovamento, temporanea inattività, lasciare che i sogni affiorino in superficie. Questo è il momento di fermarvi a riposare, lasciate da parte le preoccupazioni e gli affanni del vostro mondo, entrate in una condizione di inattività e sentitevi liberi dalle catene dei vostri obiettivi, dei vostri elenchi di cose da fare e dei vostri desideri. Adesso nulla è più importante del riposo, del distacco e della neutralità. Se non fate un passo indietro, vi mettete a sedere e riposate. La vostra mente troppo occupata può impedirvi di avere contatti con la saggezza interiore. Siate disposti a lasciare che i sogni affiorino e che le idee scorrano attraverso di voi senza che siano forzate o guidate, mentre restate a guardare senza impegno. Perciò già la carta vi dice che vi dovete proprio fermare. Vi dovete fermare a riflettere, vi dovete fermare a riposare, cercate di non forzare né avvenimenti, né situazioni, né pensieri, né sogni, né desideri. Vi dovete appunto fermare. Vediamo cosa ci dice per i rapporti interpersonali. Quando si tratta di questioni affettive, cercate di non fare alcun piano preciso in questo momento. Se non avete un partner, è consigliabile che approfittiate di questa opportunità per conoscere meglio voi stessi. Se avete un legame con qualcuno, rilassatevi e limitatevi a stare con il vostro partner.
Col tempo capirete che questo è un momento tranquillo. Non forzate le cose, lasciate che tutto vada come deve andare e uno splendido rinnovamento avrà luogo senza che voi interveniate. Adesso la pazienza è la soluzione al desiderio che vi portate nel cuore. Astenetevi dall'agire e concedetevi una sosta, così che il vostro amore e il vostro legame si rinvigoriscano. Allora, questo è il momento appunto di aspettare, di riflettere in tutti i sensi. Vediamo ancora che cosa ci dice la nostra piccola Sibilla. Oh, guardate, legame, vedete? Parliamo di legami, vediamo un'altra, eccola qua. Legami e voi proprio stessi, la consultante. Allora, intanto andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire nello specifico queste carte. Allora, abbiamo Donna di bastoni, che sarebbe Fante di bastoni, Tre di bastoni, vediamo. Vediamo un po'. Io ancora che mi ostino a non sistemare. Eccolo qua, questo mi parla anche di viaggio comunque, il 3 di bastoni. Qui la carta mi parla di legami, però mi parla anche di viaggio ed è 19, 19, 19 e poi abbiamo anche il Fante di bastoni, vediamo. Allora abbiamo 19. 19, 19 e 57, 19 e 57, un bel lampo, 19 e 57. Allora, 19, allora 19 ci parla del 3 di bastoni e qua mi parla anche di legame, però mi parla di viaggio. Potrebbe essere anche un movimento che c'è in questo legame, eh? Viaggio, costanza e tempo. Arrivo di un uomo nobile e generoso, appunto legame. Carta che risponde con il sì, ma non in breve tempo, un tempo un pochettino più prolungato per il lavoro, possibile viaggio, trasferimento, cambiamento. Progetti, attesa, amore, cambiamento, arrivo di un uomo generoso. Consiglio, siate costanti, abbiate pazienza, il tempo vi aiuterà a migliorare le cose. È possibile un viaggio, un cambiamento di rotta in positivo. E poi abbiamo il 59. Ok, il 59, no, non era 59, perché era la carta del domestico, mi sembra. Lo devo rimettere a posto questo qua, 57. Allora, 57, il domestico, persona leale, confidente, amico, familiare, corteggiatore, notizie positive, successi, potere, potrebbe essere anche un nemico però, perciò facciamo attenzione, qua mi parla di un uomo bruno questa carta qui, eh? Anche se, si riferisce a voi, la consultante, però nello specifico del libro potrebbe essere sia voi stesse, ma voi che potreste avere a che fare con un uomo bruno se siete delle donne. La carta risponde al sì, mi parla di successo, attenzione a un possibile rivale, notizie, mi parla di corteggiatore, di uomo bruno. Poi notizie positive per voi, un confidente o corteggiatore che vi è accanto. Siete invitati all'azione. Queste sono, diciamo, le due caratteristiche di cui ci parla questa carta, perché sapete che nei mazzi di carte ci sono anche gli altri significati. Ok, andiamo a vedere cosa ci dice il nostro oracolo risponde. Scusate un attimo che devo mettere un avviso. Allora, le risposte solo dopo la donazione libera. Ok. Perché purtroppo ho dovuto rimettere. Aspettate che fisso anche il messaggio. Ok, perfetto. Adesso ci siamo in tutto. Ok, allora adesso andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo risponde, va bene? Vediamo un po' nella giornata di oggi. Perciò stiamo mettendo su
un po' il tutto e abbiamo capito che c'è bisogno di fermarsi, che c'è bisogno di aspettare, di non essere frettolosi, di non essere precipitosi, soprattutto per quanto riguarda i legami, uno spostamento, un cambiamento, perché potrebbe trattarsi anche di un qualcuno che arriva nella vostra vita, di una persona bruna. Ok, allora vediamo un po' che cosa ci dicono queste carte. Guarda i segnali, facciamo attenzione ai segnali, agisci liberamente e gravidanza in arrivo. Chi non aspetta un bambino, non vuole un bambino, gravidanza in arrivo mi parla appunto come il 3 di bastoni, mi parla appunto di persone in arrivo, situazioni in arrivo, novità in arrivo. Sei sulla strada giusta, ti dice l'oracolo. Entro una settimana dal momento in cui tu vedi il video, e no, no nel senso che tu prima di una settimana non ti devi muovere, non devi fare assolutissimamente nulla. Adesso vediamo un po' qual è la carta dei tarocchi che viene fuori. Vediamo un po', vediamo qual è la carta dei tarocchi che viene fuori. Vediamo, vediamo. No, no, 3 milioni di carte proprio no. Capisco che avete voglia di parlare, ma proprio 3 milioni di carte anche no. Ok, ne prendiamo una noi. Oh, la bellissima ruota di fortuna, perciò qui c'è una situazione che si chiude e un qualcosa che si apre. Qua parliamo anche di un bellissimo arcano maggiore, di una bellissima energia. Adesso andiamo a vedere che cosa ci dice la ruota di fortuna. Cambiamento, arresto, fortuna. Sicuramente un ciclo che inizia, un ciclo che finisce, scusate, e un ciclo che inizia. Allora, per quanto riguarda l'amore, la routine è invasa, la routine è invasa dall'amore. Oggi è il giorno ideale per spezzarla. Sorprendi il partner, fai qualcosa di inusuale. Dimostra che non senti il peso della quotidianità e del tempo che passa. Il simbolo su cui riflettere oggi sono l'aquila, l'angelo, il toro e il leone. Rappresentano a livello astrologico le quattro stagioni. Come la natura è soggetta ai mutamenti ciclici, così l'esistenza umana attraversa varie fasi: gioventù, maturità e vecchiaia. Per quanto riguarda l'arresto, in amore è arrivato il momento di fare un passo importante, lo sai. Sia che si tratti di interrompere la tua relazione che, non, che di portarla avanti o farla evolvere. Non ha più senso procrastinare, agisci oggi. Il simbolo è la ruota, rappresenta lo scorrere ciclico del tempo, che talora fluisce inarrestabile, talora subisce delle soste necessarie. E poi ancora, sempre in amore, se hai una relazione, l'intesa tra te e il partner oggi sarà perfetta. Se invece in questo momento tu non avessi una persona speciale nella tua vita, potrebbe delinearsi un futuro roseo all'orizzonte. Ci sono buone ragioni per essere allegri e speranzosi, scusate. Il simbolo su cui riflettere oggi sono Set e Anubi. Ai lati della ruota appaiono due esseri, un serpente dal muso rivolto verso il basso e un personaggio cinocefalo che guarda verso l'alto. Rappresentano le direzioni che il corso della vita può prendere, a volte in discesa, altre in salita. Adesso io voglio fare una cosa diversa. Voglio fare una cosa diversa. Allora, intanto togliamo le carte che in questo momento non ci interessano. Ok? Togliamo i mazzetti che non ci riguardano perché non ci interessano neanche per quanto riguarda la live. Ne lasceremo soltanto uno, che sono le risposte dell'oracolo. E adesso voglio fare una cosa. Allora, aspettate un attimo. Ok, perfetto. Adesso voglio fare una piccola novità. Domani
Facciamolo per domani. Domani sarà il 5-9-2024, ok? Adesso andremo a fare un breve conteggio. Vediamo che numero viene fuori. Allora. Viene fuori il numero. Allora, intanto vediamo se esiste questo numero in questi libri, perché in tanti libri c'è, in tanti libri non c'è. Allora, qua mi parla del 6. Allora, il numero 44, 11. Il numero 22 c'è, perché come somma. Domani mi dà come numero 22. Vediamo. Cosa deve imparare il numero 22? Lasciate andare il vostro passato e i traumi emotivi. Apritevi verso nuovi orizzonti, nuove esperienze. Incamminatevi verso nuove strade. I sensi di colpa e autocritica non fanno più parte della vostra vita. Riconoscete in voi la profonda sensibilità e iniziate a usarla insieme alla vostra autodisciplina nel raggiungimento dei vostri sogni, che possono diventare una cosa incredibilmente utile per tutta la società. Trovate la pace interiore attraverso la tranquillità e la meditazione. Su cosa stare attenti? Non rifiutate l'amore, riconoscete quando arriva il momento della profonda depressione e non fatevi travolgere una sensazione continua di dover aiutare sempre tutti, la testardaggine. Ok, e adesso andiamo a vedere perché qua mi sembra che ci sia anche il numero 22. Abbiamo il 19, il 16, può essere di no, lo dobbiamo ulteriormente restringere questo 22. Qua abbiamo i numeri karmici, qui abbiamo il 33, eccolo qua, il 22, sapevo, me lo ricordavo che c'era. Il numero maestro 22 esprime l'energia del grande costruttore, la capacità di applicare una conoscenza suprema ai problemi pratici, esaltando e moltiplicando il significato del numero 4. Guida pratica alla numerologia, quanto viene percepito dal 4 a livello personale, struttura sociale e legge politica. Viene esternato a livello universale, struttura dell'universo e legge cosmica. Dalla vibrazione del 22, infatti, questa fa sviluppare a chi ne è influenzato, cioè nella giornata di domani ci sarà un'influenza su questo argomento, un estremo interesse per le materie metafisiche e nella capacità naturale di creare, pianificare e concretizzare. Domani avrete questa caratteristica e aumenta la doppia cifra del 22. L'energia è orientata al conseguimento degli obiettivi, inesauribile e potente. Domani avrete una predisposizione a conseguire degli obiettivi e sarà un qualcosa che voi avrete dentro e non saprete come arrestarla. Certo, non tutte le persone influenzate dal 22 sono a questi livelli, ma comunque agiscono sempre in grande, sono coloro che creano le organizzazioni su larga scala, fondano le distribuzioni a livello mondiale, sono impegnati in tutto ciò che migliora la vita all'umanità intera con l'energia incredibile possente. Poi, grandi personaggi del passato e del presente, monarchi, strateghi militari, fondatori di dinastie e anche dittatori. Gli attributi sono autoritario, competente, concreto, influente e spirituale. Questo vale anche per chi fa il compleanno domani. Costruttivo, capace di una visione totale delle cose. Le doti sono visione, strategia, entusiasmo e perseveranza. Le sfide sono troppa dedizione al lavoro, troppi impegni, trascura i dettagli, troppo all'avanguardia rispetto al suo tempo. Il suo scopo personale è elevare i punti di riferimento per seguire una missione. Le paure sono limitazione, conflitti, non essere in grado di raggiungere l'idea. Ha successo come pianificatore globale, figura politica e leader.